panorama cinotecnico è vasto, la varietà nei cani sono dal punto di vista morfologico e psicoattitudinale con delle variabili impressionanti, per cui è chiaro che si va oltre la taglia, che è forse il dato più apprezzabile, anche a tanti altri dettagli anatomici e psichici che rendono ogni razza selezionata per la funzione di origine. Dai piccoli chihuahua agli imponenti alani, passando per gli eleganti levrieri, sono arrivati ad Arezzo da tutta Italia e non solo per la grande esposizione canina. La doppia internazionale di Pistoia e Arezzo e raduni di razza, in scena sino a domenica 11 febbraio all'Arezzo Fiere Congressi. Per la giornata di oggi i numeri siamo intorno ai 1000 soggetti iscritti, qualcosa di più. Per la giornata di domani saranno quasi 400 cani complessivamente, e quindi diciamo dei buoni numeri da poter vantare in una città che ormai vede questo evento come consolidato nel tempo. Gli esemplari saranno valutati da una giuria composta da esperti italiani ed internazionali. Noi guardiamo quelle che sono le caratteristiche di razza legate allo standard di razza e andiamo a giudicare la funzione motoria del cane. In base a quello si fa una valutazione e più onestamente possibile si cerca di fare una valutazione mettendo primo, secondo, terzo, quarto per classe, fino a tirare fuori un migliore di razza che poi andrà ancora ad essere ridiscusso dai colleghi nel ring d'onore.